Gladys of Unida, Dalia Lamibus. Buonasera a tutti, innanzitutto buon anno. Questa è la nostra premiere per il 2017 e non potevamo scegliere migliore occasione per, tra virgolette, festeggiare un evento. Il 22 dicembre del 1216 Papa Onorio III, da poco succeduto a Innocenzo III, emanò la bolla Religiosam Vitam, mediante la quale approvò la comunità di San Domenico come compagnia di canonici regolare posta sotto la protezione della sede apostolica. Con una seconda bolla del 21 gennaio 1217, per cui mi consenta il dire che è una doppia festa per noi d'Italia medievale, il pontefice riconobbe l'originalità del carisma di San Domenico e approvò la sua fraternità come ordine religioso detto dei frati predicatori. Ora, un'associazione come la nostra, cioè Italia Medievale, non poteva ignorare l'evento e l'abbiamo fortemente voluto e ringrazio il padre Festa appunto perché nella presentazione di questo libro sull'ordine dei predicatori è stato così gentile intervenire personalmente alla presentazione appunto di questo libro. Io avrei finito con l'introduzione, lascerei assolutamente campo libero alla spiegazione di questo libro, di un ordine così, diciamo, anche affascinante, oltre che profondamente religioso, e eventualmente poi introdurrò alcune domande e poi lascerò spazio ai vostri eventuali interventi e o domande. Per cui lascio a lei campo libero e la ringrazio ancora di essere intervenuto. Dico grazie per l'invito a così spendere qualche parola ad introdurre il volume che ha visto la luce proprio in pochissimi un mese fa, più o meno. È stato a lungo pensato, curato, poi finalmente siamo riusciti a portarlo a termine. E, questo libro, che raccoglie una serie di saggi, è nato in una circostanza ben precisa, ovvero il ricordo giubilare appunto degli 800 anni di nascita di un ordine, un ordo, qual è il nostro, domenicano, ma altrimenti denominato in modo più ufficiale l'ordine dei predicatori. E quando io personalmente sono stato incaricato dalla mia provincia religiosa, farò uso di qualche tecnicismo, ma mi spiego subito. Gli ordini religiosi sono, soprattutto i maggiori, insomma, no? Sono divisi o strutturati in territori amministrativi che hanno un superiore e questi territori poi sono governati da un unico superiore generale che è colui che governa l'ordine. Ecco, il nostro ordine è diviso in province religiose e in Italia ce ne sono tre, il nord Italia, il centro e il sud. Io appartengo alla provincia religiosa del nord. Bene. Dove ci sono tanti conventi, da Torino a Genova fino a Venezia, Ancona, Bologna e via dicendo, e in previsione appunto delle celebrazioni giubilari degli 800 anni, venne incaricato di stilare una serie di iniziative, tra le quali pensai appunto alla possibilità di produrre una storia dell'ordine, della quale ormai da decenni si sentiva l'esigenza, sia sul piano, come dire, della fruizione interna all'ordine stesso, e sia sul piano anche della presentazione dell'ordine all'esterno.
essere un ordine intellettuale, ma questa, diciamo, questa vita intellettuale si è spesa nel corso dei secoli, o comunque ha preso forma soprattutto nell'ambito, è vero, della ricerca filosofica, teologica, biblica, delle cosiddette scienze sacre. La disciplina storica, pur essendo stata, come dire, praticata fin dagli inizi, se non altro perché, come ogni ordine religioso, agli inizi è vero, ha cercato di in qualche modo codificare o tratteggiare una propria identità dalle origini, ebbene la storia è stata, come posso dire, quasi un po' ritenuta una sorta di piccola sorella minore di Cenerentola rispetto alle grandi discipline molto più alte, quali appunto è vero la filosofia, l'esegesi o comunque lo studio della Bibbia, la teologia e quant'altro. Ecco. Noi rispetto ad altri ordini religiosi, quali i minori francescani e i gesuiti, parlo dei grandi ordini, siamo arrivati, direi, un po' tardivamente alla produzione di strumenti e alla raccolta, no, della documentazione storica dell'ordine, e questo ci ha un po' penalizzati. Ecco. Tuttavia, dalla fine dell'Ottocento in avanti, l'ordine ha dato a profuso molti sforzi per, ecco, fare ricerca, per costituire un archivio generale, poi i vari archivi conventuali delle università e quant'altro. È stato fondato un istituto storico dell'ordine, ci sono diverse riviste, poi molte province religiose, soprattutto ispanofone, francofone e italiane, a loro volta hanno delle riviste, quindi la ricerca si è molto ha accelerato in qualche modo i suoi passi. Il libro nella ideazione si presentava come una sorta di manuale, anche se non è un vero e proprio manuale. Cioè, voleva essere una affidabilissima presentazione della storia dell'ordine, delle figure, diciamo, più rappresentative o comunque più note, meglio, e delle istituzioni che hanno caratterizzato l'ordine nel corso dei secoli. Allora, il taglio, come posso dire, di tipo più evenemenziale e quindi cronologico, non è stato tenuto come modello, ecco, ma abbiamo preferito dividere il libro in tre grandi parti. Una prima parte nella quale tre studiosi autorevoli hanno tratteggiato a grandi linee la storia dell'ordine nell'età medievale, moderna e poi contemporanea, e poi altre due parti segnatamente riservate alle, appunto, come dicevo poc'anzi, ad alcune figure più note e soprattutto alle istituzioni che hanno caratterizzato la identità dell'ordine. Come diceva Jacques Le Goff, non si può capire la storia d'Occidente dal Medioevo in avanti se non si conosce la storia dei francescani e dei domenicani. Crediamo di avere dato un contributo, insomma, ecco, alla storia tout court, quindi non soltanto alla storia, è vero, della vita religiosa e segnatamente della vita dell'ordine. E devo citare per onestà, quindi per correttezza, l'uscita contemporanea, quindi credo di qualche settimana successiva al nostro, di un altro volume più circoscritto del professor Massimo Carlo Giannini per i tipi del mulino, il quale ha preferito dare un taglio invece di tipo più diacronico, affrontare quindi la storia dell'ordine dalle origini fino al Novecento, secolo dopo secolo, e mettendo a fine capitolo anche una bibliografia. Sono quindi due testi in qualche modo complementari. Credo che il pregio di questo volume
sia da, come dire, da ritrovarsi nella, nella qualità, evidentemente, dei saggi, di cui dirò qualche parola più avanti, ma anche dalla omogeneità che caratterizza il volume stesso. Ha una prefazione, diciamo, di tipo, come dire, dovuta in qualche modo, dall'attuale successore di San Domenico, l'attuale maestro generale dell'ordine. Voi sapete che ogni ordine religioso ha a capo un auctoritas, che a sua volta poi dipende dalla Santa Sede o dal Santo Padre. Il superiore dei Domenicani si chiama Magister Generalis. Già il lemma, il sostantivo Magister, dice, è vero, un po' della identità dell'ordine. Se pensate che il superiore invece dei minori si chiama Ministro, Ministro generale dei francescani minori, ministro generale dei cappuccini e via dicendo, o il superiore generale dei gesuiti si chiama il prepositus, preposto alla direzione della compagnia di Magister, era né più né meno che il professore universitario. Si diceva Magister in sacra pagina, cioè colui che commentava la Bibbia o comunque che insegnava la teologia. Magister in artibus, nelle arti, ecco. Il generale, colui che governa tutto l'ordine, si chiama Magister, appunto perché governa con saggezza, con sapienza, l'ordine, ed è maestro perché è predicatore. Ogni 9 anni cambia il maestro di tutto l'ordine. Quanti siamo attualmente? Il nostro ordine è arrivato a cifre molto alte, siamo arrivati anche a 30.000 membri, ma parlo del 1750. Attualmente siamo 7.000, ma è sempre stato un ordine poco numeroso, ecco, rispetto ai gesuiti o ai cappuccini o ai salesiani. Fate conto che attualmente, se non vado errato, i francescani sono 14.000, i gesuiti sono 17.000, quindi ecco. Siamo sparsi in tutto il mondo, evidentemente sono molto in crescita le province religiose africane e asiatiche, molto molto in crescita, l'America stazionaria e l'Europa occidentale, evidentemente, ma qui è una questione che non riguarda solo l'ordine, ma la Chiesa, ecco, manteniamo un numero, ecco, stazionario. Il padre generale quindi ha prefato il volume spiegando il senso di questo giubileo, e poi c'è una introduzione mia e del padre Marco. La prima parte è costituita da 3 capitoli redatti rispettivamente per la parte medievale dalla professoressa Giulia Barone, che insegna storia medievale all'Università La Sapienza, e attualmente, ahimè, pensate, è l'unica cattedratica ordinaria di storia medievale a Roma, gli altri sono, c'è qualche associato ricercatori, e questo per dire come le cattedre umanistiche sono in pericolo di essere quasi soppresse. L'epoca moderna, il capitolo sull'epoca moderna è stato redatto dalla professoressa Gabriella Zarri, che ha insegnato tanti anni storia moderna all'Università di Firenze, è stata allieva di Paolo Prodi, compagna di studi di Adriano Prosperi, e soprattutto è stata è successa la cattedra di storia moderna, quella che era tenuta da Valdo Spini a Firenze, quindi la, diciamo, la storia moderna religiosa. Infine la contemporaneità, il capitolo sulla storia contemporanea da padre Massimo Mancini, il nostro confratello che insegna storia della Chiesa a Venezia. Questi 3, diciamo, capitoli danno davvero una panoramica, posso dire, esauriente, ecco, della storia dell'ordine, con una
bibliografia ragionata alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti. La carrellata si apre con Domenico di Calerueda. Apro un piccolo file. San Domenico è stato denominato per secoli Domenico di Guzman. Dante stesso lo ricorda, è vero, nel Paradiso, quando fa fare l'elogio di Domenico a Bonaventura, lo ricorda appartenente al ceppo, è vero, dei Guzman. Tuttavia, come dicevo prima, i passi della ricerca storica sono andati avanti e abbiamo appurato che che di per sé storicamente non si può affermare questo, non abbiamo le basi storiche per farlo, quindi si preferisce una denominazione più neutra, se volete, Domenico di Calerueda, per indicare il nome Calahorra della vecchia Castiglia, quindi del cuore della Spagna, dove nacque intorno al 1173, e morì nel 1221 a Bologna, quindi in Italia. E il profilo di Domenico di Calerueda, è stato redatto dal padre Marco Remini, che insegna in cattolica storia della Chiesa. Seguono poi altri noti personaggi sui quali non credo ci sia motivo, San Tommaso d'Aquino. La voce è stata scritta da Andrea Aldo Rubiglio, che insegna storia della filosofia a Lovagno in Belgio. Segue poi la grande triade della mistica renana, Eckhart, Taulero e Susone, studiati dal padre Barzani. Appare la prima donna, Caterina da Siena, poi Girolamo Savonarola, la voce è redatta da Giancarlo Garfagnini, che è stato allievo di Gren a Firenze. Ecco, appare poi Bartolomeo de las Casas e i primi frati predicatori in America. La voce è stata scritta da Francesca Cantù, insegna storia moderna, è stata anche rettore, prorettore, credo, dell'Università di Roma. Francesca Cantù ha studiato in modo davvero approfondito la storia dei conquistadores in America Latina e soprattutto la storia religiosa, e anche quindi la figura di Las Casas e dei primi domenicani che furono i primi evangelizzatori. Voi sapete che l'isola di Hispaniola, cioè Cuba, venne evangelizzata dai domenicani, e l'isola di Santo Domingo appunto si chiama così, Domingo, perché furono i domenicani ad arrivare. Non confondere i dominicani dai domenicani, come spesso succede. Ma la primitiva evangelizzazione dell'America Latina è dovuta appunto ai domenicani spagnoli riformati che andarono al seguito degli spagnoli e che costituirono le prime missioni del Cinquecento. Nel XII secolo nascono in Europa, cominciano ad apparire i primi predicatori, che predicano senza permesso del vescovo, si danno una sorta di auctoritas da se stessi, leggono il Vangelo, cominciano ad essere tradotti in volgare i testi biblici, cosa che non si poteva fare. Voi sapete che San Francesco riuscì a leggere il Vangelo in volgare perché conosceva il provenzale. Il Vangelo che lesse durante la prigionia a Perugia era un Vangelo scritto in francese, in provenzale, perché la mamma, è vero, era francese. Ma non si poteva leggere, era vietato, si veniva scomunicato chi leggeva il Vangelo in volgare. Ora, in questo periodo di risveglio dell'evangelismo, cioè i laici vogliono leggere le sacre scritture, vogliono vivere secondo un formam santi evangeli, molti di questi cosa fanno? Si mettono a predicare. Non una predicazione dottrinale, ma si dice una predicazione di tipo parenetica, esortativa, cioè della serie facciamo come Gesù Cristo ci ha detto di fare. Quando i vescovi si accorgono di questi predicatori ambulanti che giravano per città e villaggi, ascoltati, anzi straascoltati dal pubblico, dai fedeli, dalla gente semplice e povera, si allarmò, come spesso succede, no? Quando i sentimenti partono dal basso,
lato che è sempre più, no, sulla, posso dire, sulla retrovia, ecco, si allarma. E quindi nasce il problema dei cosiddetti predicatori che non dovevano predicare. Allora, la Santa Sede, il Papa, i Vescovi dicono: ma effettivamente questo è un problema, non ci abbiamo mai pensato. Come fa il Vescovo a predicare in una diocesi che è da solo? Allora si trova una mezza soluzione. Il Vescovo, dice un concilio, deve nominare dei viri probati, no? O dei buoni uomini che deve formare, ai quali dà la delega. Ma attenti, si tratta pur sempre di una delega, è d'accordo? Cioè l'ufficio è legato alla persona del Vescovo. Ecco allora la novità dell'ordine. L'ordine San Domenico, Diego di Osma e poi Folgo di Marsiglia, con, diciamo, la geniale intuizione di Papa Innocenzo III, in un'epoca in cui l'eresia catara, che aveva effettivamente si era diffusa in quasi tutto il sud della Francia e in grossi, diciamo, circoscrizioni nel nord Italia, Verona, Desenzano, Piacenza, Parma, in Piemonte e via dicendo, ecco, ascoltavano questi predicatori catari che testimoniavano con la vita ciò che predicavano. E questo era il significato, cioè il verbum, la parola evangelica deve essere anche testificata da una vita, d'accordo? E quindi i predicatori che andavano su cavalli bardati d'oro, eccetera, i monaci, non avevano, diciamo, una buona ricaduta, insomma, sui fedeli. Ecco allora questo, diciamo, questo carisma, questa geniale intuizione di Domenico e del Papa, chiaramente, un ordo, una religio, cioè una struttura istituzionalizzata che ha come compito esclusivo quello appunto di predicare, ordine dei predicatori, cosa che gli altri non fanno. Quando San Domenico, è vero, manda il primo gruppetto, siamo appunto dopo il 1216-17, dopo questa data, manda i primi frati a costituire delle piccole comunità, dove li manda? Li manda nelle città universitarie, li manda a Parigi, a Saint-Jacques, li manda a Bologna. Perché? Perché la formazione intellettuale, in un mondo che si stava soltanto inurbando, cresceva economicamente, e nasceva lo Stato moderno, la vita intellettuale stava di nuovo, come dire, rifiorendo, stava nascendo la scolastica, eccetera, 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 cose che sapete già. Questo mondo nuovo deve essere conosciuto da questo ordine nuovo. Ecco allora la predicazione che viene supportata da uno studio della filosofia e della teologia. E l'ordine allora si dota, in un modo originale e originario, di una strumentazione intellettuale. Non parlo perché io non sono un esperto di intuizione medievale, faccio solo notare che la voce è redatta da Riccardo Parmigiani, allievo di Paolini, che insegna storia medievale a Bologna, uno dei maggiori eresiologi storici dell'eresia medievale. E oggi il discorso sulla Inquisizione fortunatamente sta perdendo quella forma di, diciamo, di pruriginosa volontà mistificatoria, non saprei come dire, ecco, ci si approccia all'Inquisizione con criteri più scientifici, più oggettivi, come anche alla storia dell'eresia medievale. Attenti però che il capitolo non parla della Inquisizione romana né della Inquisizione spagnola, che sono due altre cose. Si parla di Inquisizione medievale. L'Inquisizione spagnola è quella del Regno di Spagna all'epoca di Ferdinando d'Aragona, Isabella di Castiglia, Filippo II, eccetera, eccetera, e l'Inquisizione romana è quella che si svilupperà poi con Paolo III Farnese, Paolo IV Calafra, che sarà poi quella del Sant'Ufficio dell'età moderna. Un altro capitolo molto bello è quello di Edoardo Fumagalli, che insegna letteratura italiana a Friburgo, sui Domenicani e la letteratura. Non per nulla dico solo questo: Boccaccio scrive in quel bellissimo italiano perché aveva letto i Domenicani che volgarizzavano dal latino. Non abbiamo parlato del Rosario, non c'è un capitolo sull'arte domenicana,
appunto manca un capitolo sui domenicani in terra slava, manca un capitolo sulla legislazione, ma abbiamo dovuto fare delle scelte, insomma, ecco. E di queste scelte poi abbiamo reso conto nell'introduzione spiegando il perché. Direi.